Con Silvio Orlando sul pianoro di Cialandrea, questa sera, oltre allo spettacolo, alle nostre spalle, uno spettacolo meraviglioso anche sul palco, la vita davanti a sé. Che viaggio è quello in cui ci trasporta Momò? Sarà una competizione difficile da vincere, anzi impossibile da vincere, perché lo spettacolo naturale di nostro Signore si è proprio messo di impegno qui per fare le cose fatte bene, quindi devo dire che è veramente emozionante. Ma è uno spettacolo che io porto in giro ormai dal 2017, è un mio cavallo di battaglia in qualche modo, il mio spettacolo definitivo in qualche modo, il mio testamento morale, il mio manifesto teatrale in qualche modo. È la storia di un bambino, Momò, ha 10 anni e vive in una banlieue parigina, Belleville, e è orfano e vive in un orfanotrofio clandestino gestito da una vecchia ebrea, e lui è arabo musulmano, insomma. Quindi questo amore impossibile tra questo bambino di 10 anni e questa donna ebrea, che però è anche alla fine dei suoi giorni, e quindi questo bambino, insomma, già invisibile di per sé, senza neanche questo minimo di riferimento affettivo, si interroga in tutto lo spettacolo che vita avrò davanti a me, se dovesse morire Madame Rosa, ed è un po' una storia di invisibilità in qualche modo. La storia però si interseca anche su due piani differenti, quella che diceva lei, appunto una storia di trasparenza, quasi di emarginazione, ma anche una grande storia d'amore. Sì, una storia, come dicevo, una storia di amore, come diritto universale dell'individuo, insomma, quello dell'amore soprattutto fondamentale della propria madre, insomma, senza il quale poi costruire una vita è anche un po' molto più complicato. Quindi sicuramente quello è l'elemento, il secondo elemento, forse anche più coinvolgente dello spettacolo. Ma anche la musica però ha un ruolo Sì, fondamentale la in questo musica un viaggio. po', in questo caso poi ancora di più, perché sostituisce proprio addirittura completamente la scenografia, insomma ci porta dove, nei vari luoghi che racconto durante il racconto, e insomma è l'elemento, la musica, sapete, comincia quando finiscono le parole, comincia la musica, ecco, ci porta in un'altra dimensione.